Matteo Di Pietro, il conducente della Lamborghini coinvolta nell'incidente, costato la vita a un bambino di 5 anni a Casal Palocco, è stato arrestato. Il giudice ha disposto i domiciliari per lo youtuber indagato per omicidio stradale e lesioni. Nel sinistro erano rimaste ferite anche la madre del piccolo e la sorellina di appena 3 anni. L'incidente è avvenuto a Roma, nel quartiere di Casal Palocco, mercoledì 14 giugno. La Lamborghini, con a bordo The Borderline, stava procedendo su via di Macchia Saponata quando si è scontrata con una Smart guidata da una donna di 29 anni. L'impatto è stato devastante, con le due auto andate completamente distrutte. Nello schianto è morto un bambino di 5 anni. Immediato il trasporto all'ospedale Grassi di Ostia, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano disperate. Ferite anche la madre e la sorellina del bimbo, portate in ospedale e poi dimesse. A bordo della Lamborghini Urus c'erano 5 ragazzi. Si tratta dei The Borderline, famoso gruppo di youtuber noto soprattutto ai giovanissimi per le challenge e le sfide social lanciate sul proprio canale. E proprio quel giorno erano impegnati nell'ennesima gara da pubblicare sui social. Dovevano passare 50 ore nella Lamborghini Urus. Il guidatore Matteo Di Pietro è membro e fondatore dei The Borderline, sottoposto ai test alcolemici e tossicologici e risultato positivo alla cannabis. Gli investigatori hanno disposto ulteriori esami più approfonditi per verificare quando il ragazzo abbia fatto uso di cannabinoidi, se prima di mettersi alla guida, durante o nei giorni precedenti all'incidente.